Insomma, è una stagione di cui vado, non mi nascondo, molto fiero perché va ancora più di quella dell'anno scorso nella direzione che volevo, cioè ci sarà una forte presenza di drammaturgia contemporanea. Noi l'anno scorso abbiamo lavorato in questa direzione e ci ha dato buoni frutti, il nostro sbigliettamento in questo teatro, il Verdi, ma anche al Goldoni di Venezia è molto aumentato. E la presenza di giovani è molto aumentata e quindi questo ci ha dato coraggio anche tramite il blog, che ripeto si chiama Intervallo e che si trova all'interno del sito del Teatro Stabile del Veneto. La comunicazione e i dibattiti che si sono aperti nel corso della scorsa stagione ci sono serviti per aggiustare il tiro e per andare ancora di più nella direzione che soprattutto pubblico giovane, cioè pubblico nuovo che non era abituato a frequentare questo teatro, ci ha indicato. Grande successo quest'anno per il premio OFF, che ha raddoppiato le sue presenze, 78 le compagini venete che hanno partecipato al premio, 7 in competizione, 2 hanno vinto e tutte e 7 le finaliste verranno distribuite in regione da Arteven, che ci sta dando una grande mano. Quindi non vorrei tanto parlare di nomi perché il teatro non deve essere fatto di nomi, deve essere fatto di storie. Abbiamo sicuramente nomi molto importanti in questo teatro, da Locarno Bucconi a Maria Angela Melato, abbiamo presenze importanti, Giorgio Albertazzi, abbiamo grandi maestri, ma abbiamo anche nuove realtà del teatro italiano, penso ad Ascanio Celestini. Insomma, c'è la possibilità di navigare nel mondo teatrale italiano con il massimo, a mio modo di vedere, della produzione italiana.